Il nome di Allah è il clemente e il misericordioso. Il nostro sermone oggi porta il titolo Il ricordo del nome di Allah e la rettitudine dell'anima umana. Ma prima di tutto, lode ad Allah, Signore dei mondi, che dice nel nobile libro: coloro che credono che rassereranno i loro cuori al ricordo di Allah, in verità i cuori si rassereneranno al ricordo di Allah. È testimonio che non c'è divinità oltre ad Allah, l'unico, senza alcun socio, e che il nostro maestro e profeta Muhammad è il suo servitore e messaggero. O Allah, concedi la tua pace e le benedizioni a lui, alla sua famiglia, ai suoi compagni e a coloro che le seguono con rettitudine fino all'ultimo giorno, seguitando in merito. Allah, l'Altissimo, ha ordinato ai suoi servitori di ricordare spesso il suo nome e le ha promesso una grandissima ricompensa, dicendo nel suo nubile Corano: O voi che credete e ricordate spesso il nome di Allah, di questo Allah, l'Altissimo, dice: E glorificatolo al mattino e alla fine del giorno. E ancora, quelli che spesso ricordano Allah e quello che spesso ricordano Allah sono coloro per i quali Allah ha disposto perdono ed enorme ricompensa. Anche dice l'Altissimo: coloro i cui cuori fremono al ricordo di Allah, coloro che sopportano con costanza quello che li colpisce e coloro che assolvono l'orazione sono generosi di ciò di cui li provvedemmo. E il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, ha incoraggiato l'umma, cioè la gente, di ricordare spesso il nome di Allah, dicendo: non vi informerò del meglio delle vostre azioni, che sono le più pure e vicine ad Allah, e che vi esalta agli alti ranghi, che sono più efficaci del splendore oro o argento in beneficenza, e per voi meglio di quanto dovreste incontrare i vostri nemici, che vi colberanno il collo. Dissero: certamente egli, pace e benedizione di Allah su di lui, disse: ricordo di Allah l'Eccelso. E quando un uomo venne dal profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, dicendo: un uomo disse: o messaggero di Allah, in effetti gli atti legislativi dell'Islam sono diventati troppo per me, quindi informami di una cosa a cui dovrei attenermi. Egli, pace e benedizione di Allah su di lui, disse: non lasciare che la tua lingua cessa di essere umida per il ricordo di Allah. Il ricordo del nome di Allah è una grandissima adorazione, facile, di enorme ricompensa. Ed è questo Abu Sa'd al-Khudri, che Allah sia soddisfatto di lui, ha riferito: Muawiyah, che Allah si compiaccia di lui, venne ad un'assemblea nella moschea e chiese loro: cosa vi ha fatto sedere insieme? Risposero: siamo seduti qui per ricordare Allah. Disse: voi siete seduti per ricordare il nome di Allah, nient'altro? Risposero: per Allah, siamo seduti solo per ricordare Allah. Poi disse: vi ho chiesto non per dubbio, ma perché Gabriele mi aveva rivelato che ad Allah piace che state facendo, e parla con un modo orgoglioso di voi agli angeli. Il ricordo del nome di Allah è un tipo di animazione dei cuori e la cosa più vicina ad Allah, l'Onnipotente. Di questo Abu Mus'ad al-Ash'ari, che Allah sia soddisfatto di lui, ha riferito al profeta, pace e benedizione di Allah, disse: la similitudine di chi ricorda il suo Dio e di chi non lo ricorda è come quella dei vivi e dei morti. Abu Dharr al-Ghaffari narra che il messaggero di Allah, pace e benedizione di Allah su di lui, lo visitò e disse: possa mio padre e mia madre essere riscattati per te, o messaggero di Allah, pace e benedizione di Allah? Quale discorso è più amato da Allah? È il potente e il sublime. Quindi disse: ciò che Allah ha scelto per i suoi angeli, per dire gloria al mio Signore e con la sua lode, gloria al mio Signore e con la sua lode.
Samura ben Jundub, che Allah si compiace di lui, narra che il messaggero di Allah, bacio e benedizione di Allah, disse: le parole più care ad Allah sono quattro: quanto è perfetto Allah e ogni lode è per Allah. Nessuno ha il diritto di essere adorato tranne Allah da solo, e Allah è grande. Non importa quale dici tu per primo. Abu Huraira, che Allah sia soddisfatto di lui, ha riferito: il messaggero di Allah, baci e benedizione di Allah su di lui, disse: i Mufardin sono andati avanti. Fulik gli fu chiesto: chi sono i Mufaridun? E lì, baci e benedizione di Allah su di lui, rispose: quelli uomini e donne che celebrano con un modo oppure frequentemente il ricordo di Allah. Per questo motivo il profeta, baci e benedizione di Allah su di lui, chiese a Muadh, che Allah si compiace di lui, di ricordare spesso il nome di Allah, dicendo: il messaggero di Allah, baci e benedizione di Allah, mi prese per la mano e disse: o Muaz, per Allah ti amo e ti consiglio di non perdere la supplica dopo ogni salah, preghiera, che dice: o Allah, aiutami a ricordarti e spremonditi con un modo gratitudine e adorandoti nel miglior dei modi. Il ricordo del nome di Allah, l'Onnipotente, è un atto di adorazione che i credenti devono eseguire spesso in tutti i momenti della vita e in qualsiasi forma. Ed è questo Allah l'Altissimo dice: è in verità nella creazione dei cieli e della terra e nell'alternanza della notte e del giorno ci sono certamente segni per coloro che hanno intelletto, che in piedi, seduti e coricati su un fianco ricordano Allah e meditano sulla creazione dei cieli e della terra, dicendo: Signore, non hai creato tutto questo in vano, gloria a te. Preservarci dal castigo del fuoco. Tutta la vita del musulmano si aggira attorno al ricordo del nome di Allah nelle preghiere, nelle proprie azioni, e di questo dice Allah il vero: in verità, io sono Allah, non c'è Dio all'infuori di me. Adorami ed esegui l'adorazione per ricordarti di me. Allah dice anche: recita quello che ti è stato rivelato del libro ed esegui adorazione. In verità l'adorazione preserva dalla torbitudine e da ciò che è reprovevole. Il ricordo di Allah è certo quanto ci sia di più grande. Allah conosce perfettamente quello che operate. Ciò è che la preghiera ha due grandi scopi: impedire la persona a commettere dei peccati e lo aiuta a ricordare il nome di Allah, l'Altissimo. Il profeta, baci e benedizione di Allah su lui, ci ha lasciato tanti tipi di atti di adorazione per ricordare il nome di Allah. Abu Huraira, che Allah sia soddisfatto di lui, ha riferito: il profeta, baci e benedizione di Allah, diceva al mattino: o Allah, con la tua potenza siamo venuti al mattino, con la tua potenza veniamo alla sera, con la tua potenza viviamo e moriamo, a te torneremo. Alla sera diceva: o Allah, con la tua potenza siamo venuti alla sera e per te viviamo, per te moriremo, oppure moriamo, e per te è il ritorno. Anche ci sono delle suppliche che il musulmano deve dire quando esce da casa, anche quando entra la casa. Ed è questo Umma Salama ha narrato che quando il profeta, baci e benedizione di Allah su di lui, lasciava la sua casa, diceva: nel nome di Allah ripongo la mia fiducia in Allah. O Allah, ci rifugiamo in te da scivolare con un modo involontariato o diventare fuorviati, commettere oppressioni o essere oppressi, o agire in un modo ignorante o essere trattati in un modo ignorante. Narrato da Umm Salama, la madre dei credenti, che il messaggero di Allah, baci e benedizione di Allah su di lui, non è mai uscito da casa mia senza alzare gli occhi al cielo e dicendo: o Allah, cerco rifugio in te per timore di allontanarmi o essere sviato o scivolare o costretto a scivolare o causare ingiustizia o subire ingiustizie o fare del male o avermi fatto del male.
Narrato Abu Malak al-Ashri che il profeta, pace e benedizione di Allah, disse: quando un uomo entra nella sua casa, dovrebbe dire: O Allah, ti chiedo il bene sia quando entri che quando esci. Nel nome di Allah siamo entrati, e in nome di Allah siamo usciti, e in Allah nostro Signore ci fidiamo. Dovrebbe quindi salutare la sua famiglia. Musab ibn Abu Sa'da ibn Sa'da narrò da suo padre che il messaggero di Allah, pace e benedizione di Allah su di lui, disse a quelli che erano seduti con lui: uno di voi non è in grado di raggiungere 1.000 buone azioni. Quindi un interrogante tra quelli seduti con lui gli chiese: come può uno di noi guadagnare 1.000 buone azioni? Ci sono delle invocazioni che dobbiamo dire quando mangiamo o beviamo, come il ricordo del nome di Allah, il clemente e il misericordioso, ringraziare Allah quando finiamo il nostro cibo. Narrato da Omar ibn Abi Salama, ero un ragazzo sotto la cura del messaggero di Allah e la mia mano girava intorno al piatto mentre mangiavo. Quindi il messaggero di Allah mi disse: o ragazzo, di il nome di Allah e mangia con la mano destra e mangia del piatto ciò che ti è più vicino. Da allora ho applicato queste istruzioni durante il pasto. Il profeta, quando mangiava, diceva: ringraziamo Allah che ci ha dato quello che mangiamo e beviamo e ci ha reso musulmani. Entrando nel mercato dobbiamo anche dire delle suppliche per ottenere le benedizioni di Allah. È stato narrato da Salim ibn Abdullah ben Umar, da suo padre, che suo nonno ha detto che il messaggero di Allah, pace e benedizione di Allah su di lui, aveva detto: chiunque dica quando entra nel mercato, nessuno ha il diritto di essere adorato, ma Allah solo, senza partner o associato, a lui appartiene tutta la sovranità e a lui è lode, da vita e da morte, ed è sempre vivo e non muore. Nella sua mano è tutto buono ed è in grado di fare tutto. Allah registrerà per lui 1.000.000 di buone azioni e cancellerà da lui 1.000.000 di cattive azioni e costruirà per lui una casa in paradiso. Il musulmano deve ricordare il nome di Allah quando vede qualcosa che gli piace, dicendo: così Allah ha voluto. Di questo Allah dice: conveniva che entrando nel tuo giardino dicessi: così Allah ha voluto, non c'è potenza se non in Allah. È stato narrato da Ibn Umar che il messaggero di Allah, pace e benedizione di Allah su di lui, disse: chiunque si imbatti inaspettatamente in una persona che soffre di una calamità e dice: lode è ad Allah che mi ha tenuto al sicuro da ciò che ha sofferto altra persona e hai preferito su molti di quelli che ha creato. Sarai al sicuro da quello oppure da quella calamità, non importa quale sia. E il credente fedele si rivolge ad Allah ricordando il nome di Allah nel momento dell'angoscia. E l'uomo del pesce, quando se ne andò irritato, pensava che non potessimo niente contro di lui. Poi implorò così nelle tenebre: non c'è altro Dio al fuori di te. Gloria a te, io sono stato un ingiusto. E il profeta diceva, anche quando diciamo, il profeta pace diceva nei momenti dell'angoscia: non c'è altro Dio che Allah, il grande è il Signore, il Dio dei cieli e della terra, è il Signore del grande trono. Queste sono delle suppliche che il profeta ci ordina a ripetere nelle diverse occasioni come un'ancora di salvezza contro l'azione dei demoni e del Satana. E di questo ci dice Allah: Allah ha fatto scendere il più bello dei racconti, un libro coerente e reiterante alla lettura del quale la pelle di coloro che temono il loro Signore e poi distende la pelle insieme coi cuori. A ricordo di Allah, questa è la guida di Allah con cui Egli guida chi vuole, e coloro che Allah svia non avranno direzione. Allah dice anche: ricordati del tuo Signore nell'animo tuo con umiltà e reverenziale timore a bassa voce al mattino e alla sera, e non essere tra i pecatori.
e non curanti. Allah dice anche: assegneremo la compagnia inseparabile di un diavolo a chi si distoglie dal munito del compassionevole. Dico questo e imploro il perdono di Allah per me e per voi. Ritorniamo. Lode ad Allah, Signore dell'Universo, affinché la salvezza e le benedizioni di Allah siano conferite all'onesto profeta, alla sua famiglia, ai suoi compagni e ai loro giusti seguaci fino all'ultimo giorno. Quindi, i miei fratelli nell'Islam, e ricordo il nome di Allah, l'Altissimo, per i compagni del profeta, pace e benedizione di Allah, era come una metodologia di vita da implementare con un modo pratico. Perciò la loro comunità osservava le ordini di Allah, lasciare i peccati e le anomalie. E il nostro maestro Abu Bakr, che Allah si compiace di lui, quando nominò Umar ibn al-Khattab, che Allah si compiaccia di lui, come un giudice, durante il primo anno del mandato di Umar, nessuno gli fece domanda. Umar, che Allah sia contento di lui, disse: «O Khalifa, vorrei lasciare il mio posto come giudice. Non avete bisogno di un giudice, perché ciascun musulmano nella comunità ha amato suo fratello ciò che ama per se stesso. Se uno è malato, tutti vanno a visitarlo e gli offrono il sopporto. Tutti rispettano la religione, la verità, vietano il male, non rompono le leggi, perciò non vanno dal giudice». Se il ricordo di Allah è diventato profondo nel cuore di un musulmano, ripetuto dalla propria lingua tutto il giorno Allah, allora Allah gli benedica la vita, sente la tranquillità nella vita e riceve la misericordia di Allah. O Allah, aiutaci a ricordare il tuo nome, migliorare la nostra adorazione e proteggere l'Egitto e renderlo un paese sicuro, generoso e prospero. Grazie dell'ascolto.